Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo libricino che ho fatto utilizzando le carte del mio ultimo download digitale. E allora, a proposito di questo, voglio intanto ringraziare chi ha già comprato le mie carte senza aver visto neanche come le ho utilizzate per fare un lavoro e quindi ringrazio sempre le mie fedeli. Va detto questo, prima di farvi vedere il libricino, vi faccio vedere le carte che ho stampato, giusto così per farvele vedere un attimino. Per chi non le avesse ancora viste sul mio canale, vi faccio uno scorrimento veloce delle pagine. Questo è un kit che ho pensato, infatti l'ho chiamato romantico, proprio perché volevo così creare della carta che si prestasse bene sia per fare degli album, che generalmente sono la cosa che io faccio di più, ma anche tipo dei junk journal o qualsiasi altra cosa vi venga in mente che si possa fare con la carta, delle card, decorare delle scatole, qualsiasi cosa. Ho cercato di fare dei motivi un po' diversi sulle pagine, ci sono anche delle parti che adesso vi farò vedere così in tinta più unita, in modo da dare la possibilità, per esempio, di fare degli sfondi. Questo è sul verdino, questo è un azzurro carta da zucchero. Sono dei colori che chiaramente rimangono ben abbinati tra di loro. Poi ho fatto. Ecco, queste sono, diciamo, le carte quelle più tranquille che comunque servono quando bisogna fare dei lavori per avere a volte le basi più semplici. Questa invece è sul verde. Qui vi ho fatto due stampe per farvi vedere la differenza di colore tra una e l'altra. Ho cambiato la risoluzione della stampante. Comunque, se avete dei dubbi sulle carte, nel video che ho fatto, nel video prima precedente, prima di questo, ho fatto vedere, ho proprio spiegato come utilizzare, la carta per stampare in download digitale, che tipi di carta usare. Vi ho fatto vedere diversi esempi di come a seconda della carta che si usa, a seconda della risoluzione della stampante che si usa, possono venire delle stampe diverse. Quindi se avete dei dubbi, potete guardare quel video. Comunque nella descrizione vi lascio il link così potete trovarlo velocemente. Ve lo scrivo nella descrizione e vi lascio il link. Allora, volevo ancora farvi vedere, dunque, dove li ho stampati. Ecco, perché ho stampato già dei fronte retro. Per esempio, in questo caso, questa è una pagina del download, ma io l'ho già stampata a fronte retro, vedete, in modo che nel momento in cui vado a ritagliare per fare la mia tasca o per fare la mia etichetta o fare quello che mi serve, praticamente ho già il retro decorato e non devo andarlo ad attaccare da qualche parte. Quindi il bello proprio dei download è che uno si può gestire come vuole il discorso stampa, quindi stampare per esempio, l'ho anche già fatto qui. Vi faccio vedere, ho scelto di stampare questa pagina con questo retro, quindi si può miscelare il tutto e quindi fare veramente quello che vi propone la vostra fantasia. Quindi andiamo avanti con le pagine. Di questa ne ho stampata solo una, ma ce ne sono due perché ci sono gli altri due formati di pagina che ho fatto più piccoli, però ho visto che ho dimenticato di stampare l'altro. Però ce ne sono due e poi ci sono delle pagine che sono queste dove ho messo delle tasche che basta ritagliare, piegare e incollare, ma poi nel video vi farò vedere come, e delle tag. Quindi ci sono due pagine di questo tipo, quindi dove ho utilizzato più o meno tutti i particolari dei vari sfondi. Poi trovate ancora una pagina con questo tipo di buste. Io generalmente anche negli altri miei download digitali ci sono due tipi di buste perché sono quelli che a me piacciono di più. Poi ce ne sono altri, magari
Ve ne potrò fare in qualche altro download digitale, ne farò qualcuno di diverso, però direi che questi sono quelli che si prestano meglio, secondo me, sia ad essere gestiti facili da tagliare, da montare, che poi come risultato finale. Quindi qui abbiamo una busta con delle piccole etichette. Qui abbiamo una busta un po' più grande che prende tutta la pagina. Anche questa è molto facile da tagliare e da montare, poi vi farò vedere. E poi ho fatto anche una pagina dove ho messo, praticamente ho ripreso due tipi di fiore e le farfalle che ci sono nel kit, che a quel punto uno può ritagliare e distribuire un po' sul progetto che sta facendo. Anche questo l'ho fatto, così vi dà un'idea di quello che ho pensato. Quindi, detto ciò, lascio qui le carte, giusto così ancora, mentre vi spiego il libro, gli potete dare un'occhiata. E vi faccio vedere come ho realizzato il mio libricino, che è quello che andremo a fare oggi. Non completamente nel dettaglio, ma vi farò vedere i passaggi principali. Allora, chiaramente, come avete visto, ho utilizzato questa pagina che ho stampato fronte retro su la pagina azzurra, che vi voglio far vedere se la trovo velocemente, perché già qui con tutti questi fogli, no, infatti non la trovo già più, perché ho stampato anche i fronte retro. Oh mamma mia! Ah no, 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 adesso mi ricordo dove l'ho stampata. È quella delle quattro paginine piccoline che vi ho detto che avevo stampato. Eccola qua, è questa. Ok. Quindi ho stampato praticamente queste due pagine, fronte e retro, in questo modo, per realizzare la copertina. Quella che farò dopo è diversa e vi farò vedere come l'ho stampata. Allora, qua la copertina è talmente ricca che non sono stata a decorare più di tanto, ma ho soltanto messo, ve lo faccio vedere da vicino, della garzina, ho fatto un fiocchetto con un vellutino che avevo, che si è casualmente, insomma, quando uno ha tanti nastri, nastrini colorati, ho trovato quello che mi piaceva come abbinamento, che si abbinava con l'azzurro. E poi ho messo una delle etichette del mio kit etichette. Vi lascio poi sempre anche di tutto i link nella descrizione, perché ho usato anche altri kit digitali che avevo fatto in precedenza, che ho decorato semplicemente, vedete, con queste micro 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 sfere che sono dello stesso colore del mio fiocchettino, e l'ho lasciato così perché mi sembrava già ricco in questo modo. Allora, l'interno del mio libricino è fatto in questo modo. Allora, partiamo subito da questa pagina che è più semplice. Allora, intanto qua vi faccio vedere come ho ritagliato le farfalle di cui vi parlavo prima e le ho incollate per decorare la pagina. Vedete che danno già subito ricchezza alla pagina. Qui ho utilizzato una delle mie etichette, del kit etichette, con del pizzettino. E poi ho, allora, nello specifico questa è una pagina di un altro del mio kit pizzi e centrini, che ho stampato sulla carta anticata con il caffè, con il tè, caffè, come volete. E quindi anche questo era uno di quei modi di stampare di cui vi parlavo prima, ma vi lascio il link così andate a vedervi l'altro video dove vi ho spiegato tutto. Non ho fatto nient'altro che decorare con il distress vintage photo e dello stencil un particolare della pagina. Poi l'ho fatto anche su altre pagine interne e vi farò vedere. Invece, sulla base della copertina, cosa ho fatto? Una delle pagine, anche questa stampata fronte retro, non ho fatto nient'altro che realizzare questo taschino, diciamo, ma neanche taschino, questo folder, questa cartellettina qui, realizzata, fatta in questo modo, dove ho messo qui sul centro, sul centrale, una delle tasche che trovate già fatte sul kit, che rimane così. L'ho semplicemente ritagliata e incollata, poi vi farò vedere. All'interno ho messo, in questo caso sono le mie etichette che ho stampato sulla carta bagnata con il tè,
per creare questo libricino dove si può scrivere. È un'etichetta che ho ritagliato direttamente così dal kit etichette e l'ho semplicemente piegata. Vedete com'è. E invece da questa parte qui ho praticamente utilizzato questa busta che ho ritagliato e ho fermato. Allora, questo è un ferma, ma non un ferma, uno di quei particolari accessori in metallo che si utilizzano per proteggere gli spigoli delle pagine. Io l'ho utilizzato, se lo trovo, vi cerco, se riesco ancora a trovarlo, vi lascio il link di. Li ho presi su Amazon, vi lascio il link perché sono molto utili. Io li uso sia per le pagine che per fermare le buste. Lo trovo molto fine come sistema e sinceramente funziona benissimo. Quindi qui ho fatto ritagliato e incollato la busta. All'interno della busta, per esempio, ho fatto un libricino dove si può volendo incollare una foto e qui ho incollato della semplice carta con del posto per scrivere. Questo è il solito stencil con il distress vintage photo e qui non ho fatto nient'altro che attaccare del pizzo e una delle etichettine che trovate già nel kit, praticamente queste. C'è la luce che riflette un po'. Questa nello specifico. Dopodiché, se vi state chiedendo come ho colorato il mio libricino, molto semplicemente vi faccio vedere, ho utilizzato dei colori acquerellabili, questi nello specifico, e sono andata proprio a sporcare appena appena con del colore e poi con del pennello appena appena bagnato ho creato queste sfumature che richiamavano un po' i colori, una cosa veramente semplicissima. Quindi rimettiamo dentro il particolare, vado a richiudere, vedete che qua rimane semplicissimo chiudere la busta e rimane chiusa. E poi la busta cosa ho fatto? L'ho chiusa solo su, messo il colla solo qua sugli spigoli, in modo da permettere l'inserimento di una delle tag che ho ritagliato sempre da i miei fogli. In questo caso, allora, le opzioni sono due. Si può stampare fronte e retro il foglio, così il retro è già decorato e abbiamo già la tag decorata. Fatto, si stampa su cartoncino da 200 grammi e siamo a posto. Ma in questo caso io avevo stampato su carta bianca e quindi cosa ho fatto? Ho ritagliato due tag e le ho incollate. Anzi, in questo caso neanche, in questo caso non ho ritagliato la tag, ho semplicemente con la matita ricopiato la tag su un foglio che avevo di altra carta e le ho incollate tra di loro, ma giusto per dargli più resistenza, perché se uno volesse incollare qualcosina lo può ancora fare. Quindi questa è la tag, così. E questo è il mio lato interno della copertina. Vado a chiuderlo così, perfetto. Ora l'interno invece del mio librettino, appunto, come vi dicevo alla prima pagina, ho praticamente utilizzato della carta che ho realizzato sporcata appunto con la soluzione di tè, in modo da renderla così vintage, che a me piace tantissimo, e sono andata a decorarla in alcuni punti con lo stencil di distress. Poi ho utilizzato della carta che avevo stampato fronte e retro con delle righe, l'ho inserita giusto così ogni tanto, e poi un'altra, ecco qua ho attaccato una delle etichettine come abbellimento, e poi ho utilizzato anche carta di altri miei download digitali che ho stampato sulla carta macchiata con il tè e che quindi prende questo effetto così molto vintage,
su carta sottile si può anche scrivere. E quindi sono andata a creare questo libricino. In questo caso ho ritagliato un particolare della carta. Questa è una tag del mio kit Pizzi e Centrini. Vedete che i kit, ci sono dei kit che sono abbinabili, perché comunque giustamente cioè, li ho fatti io e quindi sono sempre fatti un po' col mio gusto, per cui è normale che si intonano un po' tutti, perché i colori, il modo poi di farli viene fatto a gusto di chi li crea e quindi sono sempre diciamo abbastanza abbinabili, a parte qualcuno che magari è diverso perché giustamente ogni tanto magari uno vuol fare un qualcosa di diverso, gli altri sono abbastanza, non dico simili perché sono completamente diversi, ma sicuramente si possono utilizzare insieme. Come vedete anche le etichette, per esempio, questa è un'altra etichetta del mio kit etichette. Vediamo ancora perché non ricordo più come ho decorato. Ecco, questo è un particolare della carta che ho ritagliato, sporcato col distress. Questa è una pagina dei Pizzi e Centrini che vi ho fatto vedere nell'altro video che avevo stampato su carta sporca da tè. Qua ci sono le etichette. Ecco, allora, questa è un'altra cosa che voglio farvi vedere. Ho utilizzato la busta che vi ho fatto vedere prima del kit, questa, quindi, che ho tagliato e ho già piazzato, ma non ho ancora chiuso, la chiudo dopo perché voglio farvi vedere. L'ho utilizzata al centro del mio quadernetto e praticamente mi servirà per andare a coprire il filo che ho utilizzato per cucire il quadernetto. Praticamente ho fatto che cucire il quaderno tutto all'interno della tasca, così una volta che io vado a incollare la mia busta, ho detto tasca, ma in realtà busta, così una volta che vado ad incollarla e la chiudo, praticamente questa sarà il centro della mia e del mio libricino. Nello stesso tempo mi avrà nascosto tutte le cuciture che ho fatto per realizzarlo. Così ho un modo per utilizzare anche la busta e coprire i fili come volete. Io ogni tanto gli attacco anche dei pendagli così per abbellirlo, ma qui è una scelta vostra. Era un altro modo che volevo farvi vedere per chiudere il centro delle pagine e utilizzare una busta del kit. E ancora qui, ecco qua, questo è un pezzo di carta che ho strappato, sempre del kit. Qui ho fatto un'altra busta, questa è una busta del kit, non Pizzi e Centrini, ma quello non mi ricordo come si chiama, ve lo lascio poi nella decorazione, volevo darvi il titolo per un riferimento, ma in questo momento scusate, non me lo ricordo. E cominciano ad essere abbastanza i kit che ho fatto, quindi ho perso un attimino non mi sono preparata prima. E anche qui vi faccio vedere, ho utilizzato, vedete, il solito sistema per chiudere le buste che trovo molto carino e comodo soprattutto perché è piccolissimo, quindi la busta, essendo di carta, si bisogna piegarla pochissimo per infilarla e tiene bene. Poi qui non so se ho ancora messo altre cose, vedete qua sempre la mia carta stampata su. Ah sì, va bene, qua ho fatto di nuovo ancora delle cose con lo stencil. E arriviamo alla pagina ultima del libricino, il retro della copertina posteriore. Allora, qua non ho fatto nient'altro che mettere del nastro, il nastro che si abbinava con la mia pagina perché così mi piaceva e l'ho incollato. Dopodiché, qui non ho fatto nient'altro che andare ad incollare due delle tasche che trovate qui sui fogli già realizzate. Le ho incollate in questo modo, una davanti all'altra, e sono andata a creare questa doppia tasca, all'interno del quale ho poi messo le mie tag, così. Quindi questo è il mio libricino che come idea, allora pensavo di fare, perché adesso ne realizzerò un altro per farvi vedere come farlo, e quindi sono due libricini che pensavo di utilizzare per una Midori.
perché adesso è da un po' che sul mio canale non faccio, ne ho fatte diverse, volevo fare un'altra Midori. L'unico dubbio che ho è che forse vengono un po' troppo cicciotti, perché sono abbastanza spessi e non so come possa venire il tutto. Quindi prima realizzo l'altro insieme a voi e poi deciderò. Se l'idea della Midori mi sembra ancora fattibile, magari nel prossimo video decoro la copertina della Midori e finiamo questa Midori, magari tutta con questo kit, però lo decido dopo, perché se i libricini sono un po' troppo spessi, magari non lo so, vediamo. Quindi, detto questo, andiamo a vedere come realizzare il libricino. Dunque, sbaracchiamo tutto e mi procuro il materiale che mi serve. Prima cosa da fare per realizzare il libricino è occuparci della copertina esterna. Allora, io ho stampato fronte retro questa immagine che voglio che sia la mia copertina, con all'interno una delle carte un pochino più soft. Quindi ho già to tolto il bordino bianco, quello che si crea intorno alla stampa per fare più in fretta. Adesso andiamo a fare la copertina. Dunque, come prima cosa vediamo la misura di questa, perché li faccio uguali nel caso in cui volessi metterle all'interno di una Midori. Quindi sono 12 e mezzo, sono 25 per 18. Allora, andiamo a tagliare con la mia taglierina 25 per 18. Allora, cominciamo col 18. Facciamo così, ok. Ora, visto che sono 12 e mezzo, quindi così, ok. Allora, faccio in questo modo: vado a dividere a metà la mia copertina, così. E adesso vado a tagliare la parte in eccedenza. Deve essere, abbiamo detto, 25, quindi sono 12 e mezzo. Così, perfetto. E questa è la mia copertina. Vedete che l'interno è già decorato. Ora, prima cosa da fare, così non mi dimentico, vado a passare il mio solito distress dappertutto. Allora, finito di passare il distress, adesso vado a farvi vedere come ho realizzato questo particolare. Allora, lasciamolo aperto qui, così. Dunque, io ho preso un foglio che anche questo ho già stampato fronte retro, che sarà quello che mi servirà per creare questo inserto. Allora, vado a togliere intanto le parti laterali. Allora, questo deve essere alto 17, quindi facciamo subito così. Togliamo da una parte il bordino, così. E poi vado a tagliare subito a 17, perché tanto deve venire questa altezza qua. Visto che era 18 la pagina, lo faccio 17, così è più giusto. Dopodiché taglio anche qua il bordo e la lunghezza deve essere 28 e mezzo. 28 e mezzo, quindi quasi tutta la pagina, così, perfetto. E adesso vado a realizzare i pieghi per poter chiudere la mia cartellina. Facciamo a primo piego a 10. Quindi pieghiamo così. Il secondo piego lo facciamo subito qui, anche questo a 10, in modo che
e poco più di 10 in modo che pieghi bene, quindi qui e qua pieghiamo in questo modo qua. Poi come le dimensioni sono abbastanza relative, eh? Infatti vedete che questa è venuta leggermente diversa dall'altra, ma non importa, non c'è nessun problema. Quindi va bene così. Anche qui vado a passare il mio distress dappertutto. Passato il distress, occupiamoci della decorazione dell'interno. Allora, qua andiamo ad incollare una tasca che io ho già ritagliato e passato con il distress, però voglio farvi vedere, ne ho lasciata ancora una da fare perché voglio farvi vedere la velocità con cui questa operazione viene fatta. Io l'ho già fatta per non perdere tempo, però voglio farvi vedere come piegare la taschina. Allora, questa è la taschina che ho ritagliato, dopodiché io faccio in questo modo qui con la riga, vado semplicemente a segnare dove sono i due, tanto si vede quali sono gli angolini perché io ho creato un piego obliquo in questo modo, quindi si vede facilmente, e poi vado in questo modo a segnare la piega. È velocissimo da tutte le parti, si vede benissimo dove ci sono i punti di riferimento, sollevo e piego. Facciamo l'ultimo, così ve la faccio vedere completa, in questo modo qui. Quindi fatta questa operazione non vi resta nient'altro da fare che piegare bene e la vostra taschina è bella che pronta. Veramente ci vuole un attimo. Io li ho anche passate col distress per fare più in fretta. Quindi questa è la prima taschina che andiamo ad incollare qui. Prendiamo la nostra colla. E incolliamo più o meno al centro, dove volete, così. E questa è la prima taschina. Mentre per quanto riguarda invece la pagina, anche qui, allora non l'ho già preparata perché volevo proprio farvi vedere come anche questa è un'operazione veramente semplice, perché questa pagina non c'è neanche bisogno della riga praticamente per segnarla, perché proprio i segni sono talmente evidenti e facili da piegare che è semplicissima. Proprio guardate in questo modo qui. E vedete che la busta è già bella che è preparata. Avete visto che ci ho messo veramente un attimo. Adesso passo anche questa con il distress. Adesso andiamo ad incollare la busta qui, così. Ok, in questo modo, e poi andiamo a mettere, aspettate che chiudo perché sennò mi si secca la colla come al solito, e adesso andiamo a mettere il nostro gancettino per tenere ferma la busta in questo modo qua. Non dobbiamo fare nient'altro che andarlo a puntare con la colla. Usiamo questa colla che è più tenace, la Flash Bond. Metto proprio un goccino di colla qui,
questo modo qui, sufficiente, e poi vado a chiudere la mia taschina in modo che ci sia il riferimento così. Adesso, mentre la bustina si asciuga, mentre il nostro gancetto si asciuga bene perché ci va un attimino di tempo, mentre il nostro gancetto asciuga, ci occupiamo della chiusura del nostro particolare. Allora, prendiamo un pezzo di pizzo, vado a chiuderlo così, faccio il mio fiocchettino perché devo andarlo ad incollare sulla mia copertina, quindi facciamo così, chiudiamo, ok, e adesso questo lo centriamo, andiamo sulla copertina e andiamo ad incollare il particolare qua, in questo modo qui, così. Quindi mettiamo la colla su tutto il retro, anche sul pizzo. Ok, e andiamo ad incollare. Così. Adesso apriamo, abbiamo la nostra tasca e qua andiamo ad incollare la bustina, però lasciamo la tasca, quindi andiamo a mettere la colla solo sul bordo. Così. In questo modo abbiamo lasciato lo spazio per la nostra tag. Dall'altro lato invece andiamo ad incollare le mie due taschine. Allora, facciamo in questo modo. Decidiamo, io ho fatto così, decidiamo come piazzarle, quindi così, diciamo così. Quindi io cosa ho fatto? Ho calcolato più o meno di quanto dovevo incollare le due taschine, quindi semplicemente sono andata a mettere la colla qui e qui, così. Sono andata ad incollare prima le due taschine tra di loro, in questo modo qua, uno e due, semplicemente. Mettete dritte così ad occhio. Va bene così. E poi andiamo a mettere la colla su tutto. Vedete che è un'operazione veloce, semplice. E andiamo a incollare il tutto sul nostro fondo, qui, così. Ok. Schiacciamo bene. Anche le nostre due tasche, vedete che sono a posto. Ora, per l'interno invece del libricino, io ho già creato un pacchetto di fogli come quello che vi ho fatto vedere prima, dove vedete ho messo i fogli
dei miei download stampati sulla carta sporca di tè, dei fogli a righe, li ho alternati in questo modo. Qua c'è un altro foglio dei miei, così. Quindi adesso non ci resta che andare a cucire praticamente il centro del mio dei miei de delle mie pagine con il centro della copertina. Allora, vi faccio vedere come ho fatto io per fare i buchi. Dunque, prendo il punteruolo che non lo prendo, mi sono dimenticata, eccolo qui. Allora, facciamo così. Le pagine le teniamo così. Ho dimenticato di prendere i ganci, ma quasi quasi non importa. Allora, in questo caso qui lo faccio diverso, non metto la busta, poi vi faccio vedere che da una parte andrò ad incollare la busta perché non l'ho ancora incollata, così vi faccio vedere come faccio. Allora, io metto tutto all'interno di un libro, così, perché così mi dà anche la possibilità di bucare tranquillamente. Adesso l'ho messo ad occhio, tanto va bene così, e con un punteruolo vado a fare 4 buchi, 1, 2, e li faccio più o meno, non so se forse non si vede bene, poi vi farò vedere, li faccio più o meno alla stessa distanza dal bordo, ma lo sto facendo ad occhio e non sto prendendo nessuna misura, così, praticamente in questo modo qui, li ho fatti ad occhio. E adesso vado a cucire. Allora, come filo io utilizzo il filo da ricamo, quello per il punto croce, perché ho fatto anche tanto ricamo, quindi sono piena di questi fili da punto croce, ho visto che vanno bene, perché li tengo praticamente senza dividere i fili, quindi spesso, e utilizzo questo perché non si strappa, rimane bello rigido e permette di aprire bene le pagine, quindi utilizzo questo. Per cui adesso vado praticamente semplicemente a cucire le mie. Lascio un po' di spazio per fare il nodo, questo dovrebbe essere sufficiente, e vado a cucire così. Ecco, adesso per farvi vedere, diciamo che mi viene più difficile perché volevo farvi vedere nella telecamera, quindi devo tenere un po' il filo così. Ah, vi assicuro che è più semplice se non dovete fare questo lavoro proprio rivolti. Aia, mi sono anche bucata. Rivolti sulla telecamera. Ora andiamo a prendere questo buco qui. Così. Vedete che sono ben. Mi sono bucata di nuovo. Boh, sono senza speranza oggi. Ok. Poi, essendo il filo spesso, basta veramente solo un passaggio. Non c'è bisogno di fare tanti passaggi. Ok, e adesso vado ad annodare. Facile, facile. Ok, uno. Così. Lavo via, lo perderò sicuramente. Qui in questo caso vado a tagliare vicini i fili. E lascio il filo che si vede al centro, che non è neanche brutto, mentre l'altro che vi avevo fatto vedere prima, vi faccio vedere che adesso vado a chiudere la busta, quindi mettiamo la nostra colla qui, 1 e 2. Ho messo più colla, dovevo. Ok, ne ho messa troppa, togliamola. Ok, così. E in questo caso invece il nostro filo centrale non si vede perché è coperto dalla busta. Sono due, diciamo, modi diversi di fare lo stesso lavoro.
Sono belli entrambi, è questione di gusti. Anche con il filo così direi che non rimane male. Ora andiamo ad inserire le nostre tag. Quindi una qui. Richiudiamo. E le altre due le mettiamo qui. O meglio, così. E così. Anche qui ho utilizzato gli stessi nastrini, così i due libricini sono abbinati. E li posso inserire, li posso utilizzare da inserire nella mia Midori in questo modo. Tutto sommato non sono venuti neanche così spessi, quindi direi che l'idea della Midori si può fare. Vado ancora a decorare la copertina, l'interno delle pagine, no, vi faccio solo vedere come ho fatto lo stencil ancora un attimino, va? E poi vado a modificare la copertina per le decorazioni che ho fatto all'interno. Praticamente ho utilizzato semplicemente uno stencil, questo, faccio vedere una cosa un po' più facile facile, poi con il Distress, col Vintage Photo, molto molto delicatamente sono andata a riportare dei particolari, così faccio vedere l'effetto, vedete? È una cosa proprio, l'importante è andare proprio pian piano, così, e ho creato questi effetti un po' su tutte le pagine e poi ho utilizzato le mie etichettine per decorare, ne metto solo una, poi tanto è solo per darvi un'idea, poi avete visto come ho decorato l'interno delle altre pagine, quindi ognuno poi lì, spazio alla fantasia, può decorarle come meglio crede, però vedete che in un attimino proprio la pagina è molto più bella. Adesso però ci tengo a decorare la copertina perché voglio mettergli un minimo di decorazione e anche lì, nel frattempo stavo chiudendo la colla, e anche lì voglio farla che richiami un po' quella che ho già realizzato. Quindi pensavo di fare così. Allora, semplicemente vado ad attaccare un po' della mia garza qui, così. Uso questa colla perché ho visto che la garza sopra si attacca proprio bene, si può stropicciare, si può fare come si può mettere come si vuole, non si stacca, quindi va benissimo. Così. E adesso voglio fare, allora, non più quel fiocchettino lì, ma voglio fare un'altra cosa. Allora, vorrei provare a fare una cosa del genere, così. Quindi, vediamo se tagliamo. Poi al limite accorciamo, non c'è problema. Quindi vado ad incollare questo qui così. Sì, facciamo un po' più piccolino. Utilizzo questa colla, la Flash Bond, perché mi incolla meglio in questo caso, quindi ne metto un goccio qui, così. E ne vado a mettere un goccio sopra per bloccare l'altra parte. Così. Devo tenere un attimo premuto perché devo dargli il tempo di asciugare un minimo. Ok, adesso mentre lei si asciuga, prendo le mie etichettine, ci va un peso. Mettiamo un peso sopra un attimo, no, questo cade. Mettiamo la forbice così, giusto per tenere un attimo. Ok. Adesso prendo le mie etichettine che ho già stampato e
con lo stress, con il distress ho sporcato e ne scegliamo una, questa per esempio Inspire, e vado ad incollarla sopra. Quindi usiamo qui anche questa colla, così è più tenace e mi tiene anche fermo il fiocco. Tiriamo e vado ad incollare sopra la mia etichetta, così. Ok. Semplice, semplice, però mi piace perché richiama la decorazione che avevo fatto sull'altro, ma è leggermente diversa. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto e che abbiate trovato carina questa idea che vi ho proposto per utilizzare il mio ultimo kit digitale di carte che vi ho mostrato. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò il più in fretta possibile. Se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo così mi aiuterete a farlo crescere. E aspetto i vostri commenti, spero che siano tanti e detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacione e un abbraccio, ciao!